Complimenti davvero, chapeau per Armin Zegler. Adesso parliamo di calcio femminile. Girone di ritorno da media promozione per le ragazze del CFSU Tirol Alto Adige che sul terreno amico dell'Inter Norma Arena si sbarazzano senza grossi problemi del fanalino di coda a Trento del derby regionale della 14ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio femminile e mantengono un ottimo quinto posto in classifica alle spalle di squadroni come Milan, Ravenna e Mozzanica. Una vittoria senza discussioni che bissa quella del girone di andata, quando però la squadra di Mister Genta ancora non aveva preso completamente confidenza con questa categoria che la vede matricola assoluta. Matricola terribile, viene da dire, al cospetto di questa brillante serie positiva, ora lunga 7 settimane, che mantiene le ragazze altoatesine ben lontano dalla zona pericolosa, potendo anzi puntare al podio della classifica, visto che il terzo posto dista solo 2 punti e volendo guardare ancora più in su, la capolista è a sole 5 lunghezze. Contro il modesto Trento, la Tonelli e Soce hanno chiuso il discorso già nella prima frazione, proprio con una doppietta della bomber Alessandra Tonelli, prima al 17esimo, che si presenta sola davanti al portiere dopo una fuga per le vie centrali, e poi in chiusura di frazione con un delizioso pallonetto dal limite dell'area. Più che giustificata a fine match la soddisfazione della capocannoniera della squadra. Mi sentivo carica, con tanta voglia di fare, pronta. La squadra mi dava delle sicurezze, quindi non ero preoccupata sulla finale del risultato. Sapevo che sarebbe stata difficile, però ero sicura delle nostre forze, ecco. Nella ripresa il Trento prova a cercare il gol che lo rimetterebbe in partita, ma così facendo si espone inevitabilmente al contropiede delle biancorosse, che colpiscono altre 2 volte con la Unterregelsbacher, che concretizza un perfetto assist della Tonelli, e poi con un bolide di sinistro della Marcolin, che fissa il poker del CFSU Tirol, che lascia alle ospiti solo il gol della bandiera, segnato dalla Marsico al 76esimo. Mister Genta elogia le sue, ma al contempo predica umiltà e piedi per terra. E sono contento perché psicologicamente era una partita molto difficile, dovevamo assolutamente interpretarla nel modo migliore. Abbiamo fatto una riunione che non era né tecnica né tattica, ma psicologica prima della partita. Abbiamo capito e imparato come dovevamo affrontare questo tipo di gara. Le ragazze hanno compreso tutto, sono state molto brave, ci siamo chiusi leggermente, abbiamo giocato con un trequartista che poteva far male alle loro linee difensive. Direi che tutto sommato sono veramente molto molto contento, e anche i punti che abbiamo sono parecchi. Peccato che purtroppo davanti tutti abbiano vinto e quindi non prendiamo punti su nessuno, ma non avendo buttato via punti noi, credo questo sia fondamentale. Ora il campionato di Serie A2 femminile si ferma per 2 giornate a causa degli impegni della nazionale. Si torna in campo domenica 14 marzo con il CFSU Tirol, che sarà ospite della Fortitudo, terz'ultima in classifica.